20.000 metri quadrati di area verde in un punto quasi sospeso sulla città. Il parco dedicato a Raffaele Viviani ha una storia recente rispetto agli altri parchi cittadini. Istituito negli anni Ottanta, chiuso per molti anni, è tornato di recente a disposizione dei napoletani, coi suoi lunghi viali che dal Vomero scendono fino al corso Vittorio Emanuele a Montesanto, con spettacolari vedute sul golfo e terrazze con macchia mediterranea, prati e alberi da frutto. È qui che oggi si è tenuta la cerimonia per la piantumazione di un salice per la celebrazione degli 80 anni della Resistenza. Oltre a una dimostrazione dell'impianto di workout con le associazioni sportive del territorio, è una visita all'area giochi e all'area riservata ai cani. Continua questo progetto sul Parco Viviani che è curato dalla municipalità, quindi l'apertura di questo spazio per lo sport e anche il progetto di realizzare uno spazio di lettura e delle attività culturali all'interno di quest'area che noi sosterremo come amministrazione comunale per garantire una fruizione continua e sempre più partecipata di questo spazio verde, che è uno spazio molto importante in un quartiere così tanto urbanizzato. Noi stiamo approntando una gara per la gestione della manutenzione anche dei parchi municipali, perché queste sono di competenza municipale, però li copriremo con un intervento comunale in maniera tale poi da garantire la manutenzione dal prossimo anno di tutti questi parchi.